alla data del 24 marzo, quindi aggiornata a 2 giorni fa, abbiamo effettuato 268 sopralluoghi ed abbiamo verificato l'inagibilità totale di 56 immobili e l'inagibilità parziale di circa 45 immobili. Gli altri sono tutti agibili, ma questo dato purtroppo ci porta ad oggi ad un dato che è di 285 persone che sono state evacuate, che quindi hanno l'inagibilità totale della propria abitazione, che corrispondono a 143 nuclei familiari. A fronte, parliamo del Comune di Perugia. A fronte di questo, ovviamente, stiamo attivando tutta una serie di valutazioni sulla disponibilità di immobili dell'amministrazione. Grazie al cielo queste persone non sono nel CVA e non sono nemmeno in strada, ma sono state tutte accolte per volontà propria dai propri familiari, genitori, figli, parenti, amici, seconde case. Stiamo facendo delle valutazioni per una sistemazione emergenziale di necessità, e ovviamente tutto sarà e avrà una veste diversa qualora venisse riconosciuto lo stato di calamità naturale, quindi lo stato di emergenza, che ci consentirà di aprire tutti i canali di finanziamento, non solo per il restauro, ma anche per l'autonoma sistemazione, perché queste persone hanno diritto a tornare ad una abitazione, ad una casa coerente con le proprie esigenze.